cosa avete da guardare? Sono i gatti del Papa che stanno sul tetto della casa di fronte e lo guardano. E il Papa che è arrabbiato: cosa fai da guardare? Perché sta roba dei gatti è meravigliosa. Povero sì. Papa. Già è un Papa un po' complicato questo, no? Che magari non ha proprio la dote innata, come dire, della simpatia o della grande comunicazione. Adesso, al di là del ruolo che assolve, insomma, della funzione che assolve, ci sono persone che sono nate per essere simpatiche, per piacere a tutti, e persone che magari sono un po' più trattenute. Certo. Non parlo certo. di antipatia, per carità. Beh, ma voglio però dire, insomma, sì, come il Presidente della Repubblica, no? Bravo, napolitano, grande rispetto, però non è uno che ti dici... Ma non è Pertini. Bravo, non è Pertini, non è Pertini. E però è pertinente. Sta roba dei gatti con il Papa è meravigliosa. Sì. Prima, diciamo, l'infortunio dell'inviato del TG3 che, accogliendolo in Val d'Aosta, dice: nella casa dove il Papa dovrà andare ci sono anche 4 gatti, perché al Papa piacciono i gatti. Sì. Così come 4 gatti sono quelli che lo stanno a sentire, grosso modo. Una cosa del genere. Nel senso del discorso, me era riferita al caldo, secondo me al caldo romano, non lo so. Beh, comunque, però non l'ha detto, quindi sembrava proprio che lo prendesse in giro. Un pochino, insomma. Lo hanno rimosso. Sì, sì. Strano però, perché no, non voglio dire. Vabbè, c'è un limite a tutto, insomma, sì. Scherzare su questo. Allora, sai che in Italia scherza con tutto, su tutto, ma non scherzare con i santi. Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi. Lo hanno rimosso, non è che l'ha licenziato, non fa più il vaticanista. Ah, ok. Si occupa di Vater adesso. Fa qualcos'altro, esatto. Si occupa di altre cose. Nel frattempo, però, il Papa è arrivato alle Combe, appunto, in Val d'Aosta, sta in questa casa nella quale gli avevano promesso, appunto, che ci sarebbero stati dei gatti, perché a Papa Ratzinger, ma anche a tutta la sua famiglia, pare siano sempre piaciuti gli animali e i gatti in particolare. Magari ti chiamerò Trottolino Moroso, esatto. E un cattino arruffato che mi accolerà. Sì, vengono fuori un po' di cose che gli piacciono, quindi il pianoforte, si sa da sempre che ama suonarlo, gli piace l'aranciata. Aveva la golf e gli piacciono i gatti. Però, insomma, la notizia qual è? Che i gatti che dovevano... La mia gatta accanto a me non parla ma dice sì. Aria, ti respiro ancora, sai, nell'aria. Con l'argo, con l'organo. Oh. Ancora non ci sei. Voglia, maledetta voglia che... Questa voglia. Penso, che mi assale. La notizia qual è? Io mi sento così male. Aspetta. Io non sono un animale, corpo e anima mi assale. So, ma mi piace molto Marcella Bella. Sai anche Montagne Verdi? Mi ricordo Montagne Verdi. E beh, Val d'Aosta. E le corse di la una notizia bambina. Qual è? La notizia qual è? Che i gatti che dovevano allietare questa casa che ospita il Santo Padre se ne sono andati, sono scappati, non vogliono stare in casa con tutta quella gente e stanno appollaiati sui tetti delle case di fronte, lo guardano ma non si avvicinano, perché evidentemente un po' il loro tran tran abituale è stato scosso. Secondo me è stato scosso da due cose: dal fatto che ci sia sempre tanta gente comunque intorno al Papa, immagino curiosi, fotografi, vaticanisti, addetti al Vaticano. Sono un attimo corso, E poi soprattutto, secondo me, a loro li spaventa molto questo strumento, oltre al pianoforte che il Papa ama suonare, che però sembra un po' il barrito di un animale. Eccomi. Ancora suona il didgeridoo? Eccomi qua. Ma cosa ne ha comprato? Ma... È un modello grande questo. È gigantesco. Vado? Vada. Piano, piano. Guardi che le cade! Ma si sta gonfiando tutto, sembra una rana! È caduto con tutto il didgeridoo. È migliorato però, si vede che si è allenato. Ok. Prenda fiato un attimo. Ma non è che le conviene suonare il pianoforte? Non mi piace molto. Mi piace molto il didgeridoo. Ho sviluppato anche una nuova tecnica di didgeridoo. Senti cosa faccio con questa, Bravissimo, bravissimo. Caspita. Grazie. Ma quando ha tempo di affinare queste cose? Durante
Dopo l'udienza del mercoledì, scusa, non riesco a parlare. Puoi mettere macelle belle per piacere? Magari un'altra volta. Questa si chiama Paloma. Anche Paloma Faith non è male, però. Ok.